Tra le malattie e le tensioni familiari, c'è una donna che combatte per la sua famiglia e per il suo futuro. Tutta la forza di Kate Middleton. Kate Middleton, la duchessa di Cambridge. Un titolo che evoca immagini di favole reali, di una vita lussuosa e privilegiata. Ma dietro la facciata impeccabile e il sorriso radioso, si nasconde una donna che sta affrontando una delle sfide più difficili della sua vita, la lotta contro il cancro. Oltre a questo male terribile, si aggiunge anche la difficile decisione da prendere sul cognato Harry. Scopriamo insieme quali sono le news. Cosa sta succedendo nella Royal Family? A 42 anni, Kate si trova ad affrontare un nemico invisibile che ha stravolto la sua quotidianità e segnato il suo corpo con i dolorosi effetti collaterali della chemioterapia. Non solo la malattia, ma anche le tensioni all'interno della Royal Family, pesano sul suo animo. Il rapporto con Harry e Meghan, da sempre burrascoso, si è incrinato ulteriormente dopo le loro scottanti accuse di razzismo. William e Kate non hanno ancora perdonato i duchi di Sussex, alimentando un clima di astio e rancore che avvelena l'atmosfera all'interno della famiglia reale. Eppure, nonostante le sofferenze e le difficoltà, Kate dimostra ancora una volta la sua forza e il suo incrollabile senso del dovere. Nonostante la salute cagionevole, sta valutando la possibilità di partecipare al tradizionale spettacolo sul balcone di Buckingham Palace dopo la cerimonia del Trooping the Colour. Un gesto che potrebbe essere interpretato come un segnale di unità e di voler tenere unita la famiglia, anche di fronte alle avversità. Tessa Dunlop, esperta reale e storica, definisce Kate la migliore regalità britannica, e sottolinea come la sua decisione avrà inevitabilmente ripercussioni sulla percezione pubblica di Harry e Meghan, ormai, fuori dai giochi. La sua presenza o assenza sul balcone riaccenderà inevitabilmente le domande sul loro ruolo all'interno della Royal Family e sul futuro della monarchia. Nel frattempo, i rumors sul possibile ritorno di Harry e Meghan tra i Windsor si fanno sempre più insistenti. Sembra che il principe Harry stia cercando da tempo di ricucire il rapporto con il padre Carlo, anche lui alle prese con un tumore. Ma la strada per la riconciliazione è ancora lunga e tortuosa, ostacolata da ferite profonde e rancori difficili da estirpare. Come si evolverà la situazione? Kate riuscirà a riportare la pace all'interno della Royal Family? Harry e Meghan faranno finalmente ritorno a casa? Solo il tempo saprà rispondere a queste domande. Una cosa è certa. La vita di Kate Middleton è tutt'altro che un lieto fine, ma è una storia di coraggio, resilienza e amore per la famiglia che non mancherà di commuovere e ispirare.